una sottile pellicola di cherosene. Le larve muoiono quando salgono in superficie per respirare. Le femmine adulte quando si avvicinano all'acqua per depositare i loro mucchi di uova. E leggo sul libro del dottor Howard che il prezzo per liberare dalle zanzare una città americana di 50.000 persone non supera i $300. Mi chiedo che cosa direbbe la gente se all'improvviso la città governo di Tokyo, così intraprendente dal punto di vista scientifico e del progresso, imponesse di ricoprire tutte le superfici d'acqua dei cimiteri buddisti con uno strato di cherosene a intervalli regolari. Come potrebbe la religione che proibisce l'uccisione di qualsiasi forma di vita, anche invisibile, sottostare a una disposizione di questo tipo? La pietà filiale, si sognerebbe mai di obbedire a un ordine simile? E poi pensiamo al costo termini di tempo e lavoro per spargere il cherosene ogni 7 giorni nei milioni e nelle decine di
scampo.